Allora, per ritornare alla nostra guarigione, vi do solo delle cose così, ma sono tutte da approfondire queste cose, che sono estremamente interessanti. Per ritornare a questa storiella della guarigione di Gesù, nell'episodio del nato cieco ci accorgiamo di come Gesù possa guarire qualcuno, perché Gesù non può guarire tutti quanti. Perché? Perché Gesù non può guarire tutti? Perché? Ve l'ho detto prima, vi ricordate? Perché non può intervenire nel piano di volo, nel destino della persona. Non può guarire qualcuno se quella persona non è pronta per quello scatto di coscienza, per quel salto di coscienza. E cioè lui ci può far fare quel salto di coscienza per cui noi siamo pronti. Eccolo lì, ci può aiutare con la sua presenza, con la sua luce, col suo amore, ci può fare quello scalino che ci manca. Siamo proprio lì, lo stiamo per toccare, allora ecco che Gesù ci dà la mano per farci passare il ponte. Ma non può guarire qualcuno che non è pronto per essere guarito, perché quando, se teoricamente si potesse guarire qualcuno che non è pronto per essere guarito, sarebbe un vantaggio per quella persona? Sarebbe una cosa buona per quella persona? Assolutamente no. Cioè, se io sono ammalato, devo cercare di capire perché. Poi nel nostro mondo chi se ne frega, sono ammalato, mi prendo due pillole per dire c'è grazie. Il problema, lo sapete, è che il sintomo si sposta da qualche altra parte fino a quando poi si spacca tutto da qualche parte. Ma lo sapete come funzionano le cose. Ma teoricamente come deve funzionare il mondo della guarigione? Dovremmo avvicinarci alla base, all'essenza della guarigione, no? E della malattia. Quindi sapere che la malattia è sempre, sempre una forma di attrito tra quell'impulso animico, di cui vi ho già parlato alcune volte, quell'impulso animico e tutto quello che noi facciamo che non si adatta a questo impulso. E quindi l'essere in salute, diciamo così, l'essere in salute completa, completa, è colui che istante dopo istante permette a questa forza che ci spinge verso, ricordate, verso il bello, il giusto e il buono, questa forza dentro di me mi spinge, se seguo questa forza, se mi adatto a questa forza, se agisco in base a questa forza, non ho alcun motivo per essere ammalato. Poi non è vero, perché ci sono altre forme di malattia, però adesso non è il caso di parlare di malattia, ci sono altre forme di malattia che non sono derivanti da attriti personali, questo ve lo devo dire, perché sennò cioè ci si può ammalare anche senza avere, tra virgolette, nessun peccato. Cercate di prendere questa parola in senso scherzoso, però cercate di capire cosa voglio dire. Quindi teoricamente noi siamo in buona salute quando non facciamo alcun attrito tra la forza della vita che passa attraverso di noi e ciò che noi facciamo durante tutta la giornata. Quindi facciamo la volontà del Padre, perché poi alla fine arriviamo sempre allo stesso punto. E quindi svegliarsi, fare il lavoro che stiamo facendo, significa anche un po' alla volta capire cosa vuole il Padre da noi. E questo nutrimento che noi riceviamo dal Padre, quando lo riceviamo? Alla domenica mattina? A sabato sera? No, istante dopo istante noi riceviamo qualcosa. E essere presenti, la vera presenza, è quella di percepire in tempo reale ciò che lo devo spiegare bene, devo prendermi del tempo, perché questo è bellissimo. Sentite, già bisogna che vi educhiate a sentire cosa succede, no? Tutto questo passa attraverso il cuore reagisce con un certo tipo di vibrazione, no? È come se il cuore fosse una specie di supercomputer che analizza i dati del mondo spirituale e che li trasforma in gesti, in azioni, in parole, no? In sorrisi, in accoglienza. Perché in ogni istante, se noi riusciamo a interpretare in modo corretto l'anelito vitale che passa attraverso di noi, questo contiene ad ogni istante, ripeto, un qualche cosa di nuovo che ci spinge a fare qualche cosa che non è mai esistito su questo pianeta, istante dopo istante. Questo accade quando si incomincia a leggere in tempo reale
la vita che passa attraverso di noi, ricordate che l'ho detto, eh? La vita non porta solo il fatto di far battere il cuore, di far muovere i polmoni, perché c'è già qualcosa, ma ha un contenuto spirituale, di concetti, di modi di essere che passa attraverso di noi ogni istante. Quindi l'essere in salute, non è vero, però tanto per darvi un'idea, l'essere in salute è colui che lascia scorrere questa cosa. Allora, ogni malattia che cos'è? Arriva questo impulso va verso il bello, il buono, il giusto, e io sono incazzato con mio partner perché mi ha tradito con la mia vicina di casa. Allora, ho questo impulso dentro mi spinge ad agire per accogliere, per abbracciare, per perdonare, per essere compassionevole, io sono lì incazzato per un giorno, un mese, un anno, incazzato, incazzato. Io solo a dirlo mi stanca. Solo a far finta di questa tensione, non è così? Solo l'idea che qualcuno ci abbia fatto del male, che noi siamo lì rancorosi da qualche parte, non è già faticoso, non è faticoso in sé, una fatica già, non si vede l'attrito. E l'attrito, quando voi lo sapete leggere in tempo reale, contiene il dolore, contiene in sé già il dolore della malattia. Che arriva dopo qualche mese, l'ho spiegato perché i corpi densi ci mettono un po' di tempo per modificarsi in base agli impulsi animici. Quindi dopo qualche mese, dopo qualche anno siamo ammalati di qualcosa. Ma in realtà il dolore di quella malattia parte da quel momento in cui io invece di lasciarmi andare e di lasciar scorrere attraverso di me questo anelito vitale, questo anelito spirituale, in quel momento io invece mi chiudo per qualche ragione, mi chiudo per qualche ragione e incomincio a sentire in tempo reale la sofferenza che questo mi provoca. Sto già soffrendo allora e se non risolvo questa cosa, osservandola, questa si trascina fino a diventare qualche cosa che poi porta a una malattia che si incarna nel fisico. Questo lo sapete bene come funziona. Allora, Gesù non può guarire tutti. Qualcuno gli diceva di no, qualcuno arrivava e gli diceva di no, qualcuno arrivava e gli diceva di sì. E nell'episodio del cieco nato, che va a finire che ve lo leggete da soli, perché non può, sì, va a finire. Dai, ve lo leggo e poi ve lo commento la volta prossima, Però va bene così, comunque va bene così. Così avete tutta la settimana per rifletterci su, per pensare. Comunque oggi vi sto dando una buona idea di come funzionano le cose. Invece un'entità oscura se ne sbatte, c'era qualcuno che chiedeva, ma chi nasce ammalato per esempio, no? Interessante la domanda, perché l'episodio che vi leggerò adesso parte proprio con questo punto, quindi adesso ho 2 minuti e vi leggo questo episodio perché risponde proprio a quella domanda, cioè fanno quella domanda a Gesù e Gesù risponde in un certo modo, e adesso lo vediamo. Voglio solo finire questo discorso. Allora, l'ombra agisce in un certo modo senza alcuna regola. La luce non può agire senza queste regole. Adesso vi leggerò questo brano del Vangelo e non so quando è andata via tutta la linea, per cui non so quello che avete sentito o no, però così non ve lo commento oggi perché abbiamo già passato il tempo. E la settimana prossima vi parlerò di questo episodio, che tra l'altro, guardate proprio, comincia proprio con la stessa domanda che ho visto passare qua sotto adesso. Siete pronti? Se io quello che vi consiglio è di mettervi belli dritti, siete seduti belli dritti così, e di chiudere gli occhi e di ascoltare. Io spero che almeno la voce senta. Speriamo che vada tutto bene. Fino a qui ci siamo arrivati. Vi mettete lì bene tranquilli, rilassate le spalle, respirate profondamente. Non farò nient'altro che leggervi questo episodio del Vangelo. E lo stato di ascolto è importante, lo stato di ascolto è il più profondo che voi possedete. Un ascolto tranquillo senza i pensieri che non avete.
Concentratevi sulla mia voce, magari mi avvicino un po', così la sentite bene. E non date risposte o giudizi mentre io sto leggendo, perché non servono a niente. Imparate un altro sistema di conoscenza, e cioè lasciate andare le cose all'interno di voi stessi. I concetti lasciateli entrare. Che cosa che è molto strana per noi, perché siamo abituati invece a mettere in discussione tutto, a polemizzare su tutto, a cercare di capire tutto, quando a volte è molto meglio lasciare andare le cose. In questo caso farete un piccolo sforzo per non fare nessun sforzo, e cioè per lasciare andare, ascoltate la mia voce, rilassate, la lasciate andare giù. Quando avrò finito questo episodio staremo un minuto in silenzio e poi ci salutiamo e ci vediamo un po' dopo. Passando, vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono. Rabbì, Gesù, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché egli nascesse cieco? Rispose Gesù: né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è così perché si manifestassero in lui le opere di Dio. Dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può più operare. Finché io sono nel mondo, io sono la luce del mondo. Detto questo, Gesù sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, poiché era un mendicante, dicevano: ma non è egli quello che stava seduto lì a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano: è lui, è lui! Altri dicevano: no, ma gli assomiglia. Ed egli diceva: sono io. Allora gli chiesero: come dunque ti furono aperti gli occhi? Ed egli rispose: quell'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto: va a Siloe e lavati. Io sono andato e dopo essermi lavato ho riacquistato la vista. Gli dissero allora: ma dov'è quel tale? E lui rispose: non lo so. Intanto condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era infatti sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come avesse acquistato la vista. Ed egli disse loro: mi ha posto del fango sopra gli occhi, mi sono lavato e ora ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano: ma quest'uomo non viene da Dio, poiché non osserva il sabato. Altri dicevano: ma come può un peccatore compiere tali prodigi? E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: tu cosa pensi di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi? Egli rispose: secondo me è un profeta.
Ma i giudei non vollero credere in lui che era stato cieco e che aveva riacquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista e li interrogarono: «È questo il vostro figlio che voi dite di essere nato cieco? E come mai ora ci vede?» I genitori risposero: «Sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco. Come poi ora ci veda, non lo sappiamo. Ne sappiamo che gli ha aperto gli occhi. Chiedetelo a lui. All'età parlerà lui di se stesso.» Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti, i giudei avevano già stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga e venisse radiato dall'ordine dei medici. Per questo i suoi genitori dissero: «All'età, chiedetelo a lui.» Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: «Da gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore.» E quegli rispose: «Se sia un peccatore, non lo so. Una cosa so, prima ero cieco e ora ci vedo.» Allora gli disse di nuovo: «Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi?» Rispose loro: «Ve l'ho già detto e non mi avete ascoltato. Perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli?» Allora lo insultarono e gli dissero: «Tu sei suo discepolo e noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo infatti che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia.» Rispose loro quell'uomo: «Proprio questo è strano, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Ora, noi sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma se uno è timorato di Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo? Non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non fosse da Dio, non avrebbe potuto fare nulla.» Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e vuoi insegnare a noi? Vuoi insegnare a noi?» E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori e, incontratolo, gli disse: «Tu credi nel figlio dell'uomo?» E gli rispose: «E chi è il Signore perché io creda in lui?» Gli disse Gesù: «Tu l'hai visto, e colui che parla con te è proprio lui.» Ed egli disse: «Io credo, Signore.» E gli si prostrò innanzi. Gesù allora disse: «Io sono venuto in questo mondo per giudicare, perché coloro che non vedono vedano e quelli che non vedono diventino ciechi.» Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: «Siamo forse ciechi anche noi?» E Gesù rispose loro: «Se foste ciechi, non avreste alcun peccato. Ma siccome dite:
noi vediamo il vostro peccato rimane.